quarto errore da evitare nel nostro giardino è quello di gestirlo male. È luogo comune pensare che il giardino necessiti di lavoro continuo e che sia sempre costoso. In realtà, se le piante sono scelte in maniera corretta, soprattutto per le dimensioni che raggiungeranno a maturità, non saranno necessari interventi di potatura annuali. La potatura fa male alle piante, le stressa e ne accorcia il ciclo di vita. Le piante non hanno bisogno di essere potate per il proprio benessere. Dato che non dobbiamo produrre frutta o ortaggi, la potatura nel giardino è praticamente superflua. Se fatta poi in maniera drastica, ne va a deturpare irrimediabilmente l'aspetto. Bisogna invece concentrarsi sul creare un terreno fertile e un ecosistema resiliente per le nostre piante. Per questo bastano 2 o 3 interventi mirati all'anno. Bisogna poi abbandonare la visione del giardino come realtà statica, sempre in ordine e uguale a se stessa. A volte non viene tollerata neanche una foglia fuori posto e ogni elemento di sorpresa viene stroncato sul nascere. Il giardino viene progettato in ogni sua parte e da noi impostato, ma va poi lasciato evolvere in maniera naturale. Il giardino va accompagnato nella sua crescita con interventi mirati e misurati. Dobbiamo quindi guidarlo, ma non soggiogarlo. La volontà di dominio che a volte ci anima è fonte di grandi frustrazioni. Le piante sono esseri viventi e quindi in parte imprevedibili. La natura non si lascia imbrigliare facilmente. Un giardino in cui tutto è prevedibile e pianificato e in cui ogni elemento è perfettamente in ordine sarà sicuramente ammirevole, ma non ci emozionerà. È la vita con la sua mutevolezza e in parte con la sua imperfezione ad essere poetica. Ecco quindi la quarta regola da seguire: prendersi cura del giardino in maniera attenta ma non ossessiva, senza prepotenza e rispettando le piante. Di questo atteggiamento beneficeranno sia il nostro giardino sia il nostro portafogli.